Dopo una lunga gestazione, la Puglia avrà il suo marchio identificativo che ovviamente si affiancherà al simbolo araldico, quello che voi conoscete bene, che ovviamente è intatto, nel senso che la regione, quando sarà necessario presentare il proprio marchio araldico, avrà sempre, quindi per esempio, i patrocini e molte altre cose. Questo è il marchio che accompagnerà tutto ciò che riguarda la Regione Puglia, dalle agenzie alle pubblicazioni, ai libri, alla carta intestata. È una cosa che ovviamente tutti i grandi gruppi hanno sempre avuto, uno su tutti la RAI, per esempio, la cito non a caso perché è dello stesso autore il simbolo della RAI, quello delle due, io le chiamo farfalle, ma sono farfalle, delle due farfalle, e quindi tutte le attività della RAI, di tutti i gruppi, di tutte le agenzie, di qualunque cosa voi vedete della RAI, ha quel marchetto lì, ma ovviamente poi la RAI è fatta di un'infinita serie di uffici, luoghi, agenzie e anche società che hanno tutte per lo stesso marchio. Quindi questo è il significato di questo marchio. È un marchio ovviamente che cita Castel del Monte, che è un bene pugliese riconosciuto da sempre come uno dei più conosciuti, o forse il più conosciuto di tutta la Puglia, è un simbolo identitario, e poi dentro c'è un ulivo stilizzato che, ripeto, tiene insieme anche la vocazione internazionale della nostra regione. E poi c'è la, come la vogliamo chiamare, il motto, l'headline, l'Italia Levante, da Capo Santa Maria di Leuca al Gargano. Quando arriva l'alba in Puglia la si vede crescere dal mare, e ovviamente noi siamo la punta estrema a Levante dell'Italia, quindi è questo il motivo per il quale abbiamo utilizzato volentieri questo termine, aggiungendo ovviamente che un po' come accade per le feste del solstizio, no? La festa del solstizio, quella il Natale per intenderci, è quella dove le giornate si riallungano e si festeggia il fatto che la luce prevale sulle tenebre. Qui a Levante questo avviene prima, cioè la luce arriva prima, e questo ovviamente speriamo che porti bene alla Puglia, a tutti i pugliesi, alle generazioni di pugliesi che verranno. È un'intuizione voluta fortemente dal presidente Emiliano, l'idea di identificarci come Puglia, come Made in Puglia, in un unico logo, in una moltitudine di brand nati in questi anni, riconosciuti, riconoscibili in tutto il mondo, penso a We Are in Puglia. Vogliamo provare a costruire un'unica casa di racconto della Puglia. Siamo convinti che sarà un processo che ci aiuterà a fare un salto di qualità, una personalità che di questo ha fatto un'attività di riconoscibilità internazionale come il dottore Romano, sicuramente è un top player che ci aiuterà meglio a raccontarci, conoscendo lui benissimo il nostro territorio, avendo fatto per me, che l'ho visto nascere e costruire questo processo di branding, un lavoro, sono convinto, eccellente, che piacerà a tutti. La forma è sostanza, diceva Leibniz. Presentiamo un nuovo marchio unico della Regione Puglia che si affiancherà al simbolo araldico disciplinato per legge. Un marchio unico che rappresenta non soltanto l'istituzione, rappresenta l'intera comunità, anche il payoff che abbiamo immaginato con il presidente Emiliano e con il professor Romano, che ha eseguito questo lavoro per conto della Regione Puglia. Puglia, l'Italia, Levante è molto significativo e rappresentativo, perché consiste anche nel dare a questa comunità anche il ruolo distintivo e grafico che merita. Il popolo di formiche di Tommaso Fiore, che alza la testa, volge lo sguardo all'orizzonte e compete non soltanto in termini economici e in termini di lavoro con tutte le realtà più belle del Mediterraneo, dell'Europa e del mondo intero.